Bene ragazzi, carichi come nome da Fish Gamer. Oggi ragazzi siamo col quinto episodio con la carriera col Napoli. Bene ragazzi, partiamo subito con la partita contro il Palermo. La giocheremo contro, cioè con questa formazione. La difesa è composta da Zuniga, Veltman, Koulibaly, Isai, centrocampo Allan, Jorginho, Cataldi, De Guzman a sinistra, Embolo punta centrale, Gabbiadini alla destra. Ho fatto un po' di sostituzioni perché questi qua sono tutti stanchi, titolari diciamo. Mertens, Higuain, Albiol pure, Goulam, Maggio, Kayon pure. E ho deciso di schierare questi giocatori. Ragazzi, io senza indugi, senza paure, andrei a giocare questa partita. Ragazzi, dovete lasciare assolutamente un mi piace prima che incomincino queste partite. Cerchiamo di arrivare almeno a 250 mi piace per un sesto episodio. Come vedete siamo a meno 6 dal Milan, quindi oggi non dobbiamo assolutamente sbagliare. Andremo ad affrontare, allora, contro il Palermo, contro il Genoa, col Fenerbahce la simuleremo e giocheremo la partita contro l'Udinese. Andiamo, andiamo a Napoli, non possiamo assolutamente sbagliare. Non dobbiamo deludere i nostri tifosi in casa. Ancora una volta non li possiamo deludere, ragazzi. Dobbiamo confermarci. Comincia Napoli-Palermo. Concentrazione massima, ragazzi, come sempre. Quaison, se ne va. Attenzione a Quaison, subito Reina. Mamma mia, partiamo malissimo. Già al terzo minuto, primo tiro del Palermo. Embolo. Vai così, vai Cataldi. Jorginho, Embolo ancora. Mamma mia, attenzione, Embolo. Allan punta ancora, Allan per Cataldi che sta giocando un'ottima gara fino ad ora. Cataldi per Allan sulla sinistra per De Guzman con il sinistro, palo di De Guzman. Ragazzi, e finisce il primo tempo. Finisce la prima frazione di gioco, quindi dai Napoli. Allan, Cataldi per Embolo è tutto. No! Colombia ancora. Non è possibile. Attenzione, pallone per Jurjevic, ma chi cazzo è chi? Bravo Koulibaly. Però attenzione che la sbagliamo di nuovo. No! Ma no, ma guarda un po', non è possibile. Ma guarda qua, ma come si fa a far rimanerlo da solo così, come si fa? Ma che ingenuità da parte della difesa del Napoli. Ma dai, vai Jorginho di testa per Embolo di tacco ancora per Jorginho per Manolo Gabbiadini. Manolo, mannaccia Colombi, mannaccia. Ragazzi, allora ho sostituito Embolo, ho messo Higuain, ho messo anche Pereira sulla sinistra, ho messo Henderson a centrocampo. De Guzman, vai De Guzman. Mamma mia, De Guzman, adesso non ti levo. Pereira, no, non può entrare, deve rimanere De Guzman. Che gol che ha fatto, signori, complimenti a lui. Mamma mia, ma anche complimenti a me perché l'ho fatta io. Vabbè, vai Henderson per Cataldi per il pipì di Higuain. Non è possibile, Cataldi, finalmente Cataldi, eccolo qui, se lo meritava, che partita che ha fatto, mamma mia, migliore in campo fino ad ora, mamma mia, gol di rapina per lui, guardate qui, mamma mia, questo sì che è un ottimo talento, non volevo manco schierarlo in campo, Danilo Cataldi, avanti Danilo, vai Napoli, dai. Cataldi ancora, il pallone per Higuain, che dal volo, Colombi, De Guzman ancora fuori,
All'anno! È finita! Ha vinto il Napoli! Ancora all'ultimo respiro! Milan ha vinto contro il Chievo Verona. Ragazzi, mi sa che non abbiamo recuperato niente, anche se la Roma ha pareggiato. Vediamo un po'. Siamo quinti? Siamo quinti, quindi siamo nella zona Europa League. Ragazzi, la prossima partita sarà contro il Genoa, però prima andiamo ad allenare qualche giocatore. Ok ragazzi, allora simuliamo questo allenamento, vediamo. Allora, vediamo come sono andati qua in F, oh mio Dio. Vabbè, non è che siano andati così bene, mamma mia che schifo. Ok ragazzi, andiamo ad affrontare il Genoa contro questa formazione che fra poco vi farò vedere. Eccola qui. Ragazzi, sotto la pioggia, al Marassi di Genoa. Andiamo a giocare questa partita, dai. Comincia Napoli-Genoa, avanti Napoli. Non deluderci. Gakpé, attenzione, punto al Biol, Gakpé, il tiro, gol! Non è possibile però. Non è possibile. Ma dai, che deviazione ha fatto? Credo sia Gulam. È Veltman. Già ci ritroviamo sotto. Già dobbiamo recuperare, incredibile, dai! Higuain subito, e il pipita Perin! Comincia questo Perin, ve lo dico, questo ci para tutti, Sandashkli tiro! Ecco qui, Maggio ancora per Higuain! Ma che cazzo, pigli solo pali, prendi! Ma che è oggi, pipita? Ma che è? Pallone in avanti per il pipita Higuain. Higuain, attenzione, Higuain uno contro uno, Higuain! Oh, atterrato da due calciatori addirittura! E finge di essersi fatto male! Pezzo di merda, chi sei? Non è possibile, qua sono... No, come è giallo, come? Messo solo alla porta! Izzo, sei pure napoletano, diglielo, voglio il rosso! Guarda, ce lo dice il pipita! Che merda! Che merda, attenzione però. Insigne per Kayon. Kayekon Perin! Attenzione, Mertens. Ancora Higuain. Mertens Perin! Higuain a terra ancora. E questo è un altro giallo. Anzi, no, è sempre lui. Cioè. Oh, rosso Perizzo, lo sapevo! Pensavo fosse quell'altro là. Chi era? Ignacio Stionson. Vabbè, meno male, vai. Mertens. Mamma mia Perin però, mamma mia Perin. Palla per Maggio. Per Mertens ancora Perin. Come si fa? Non è possibile però, come faccio a segnare? Impossibile. È praticamente impossibile. Insigne, attenzione, Embolo! Perin la blocca. È anormale questo portiere, è anormale. Per il pipì da Higuain. Non ci sono spazi, come facciamo? Come facciamo? Guardate un po' i tiri. Poi dite, abbassa la difficoltà, Fiuso. Guarda là. Questo è anche il calcio. Bisogna accettare sia le vittorie che le sconfitte. Oddio, che cazzo è entrata. Una mosca incredibile. Vabbè, che ce ne importa. Ragazzi, simuliamo la partita contro il Fenerbahce. Ce la giocheremo con questa formazione. Vediamo un po' che facciamo, questo è importante per l'Europa League, dobbiamo vincerlo. Vediamo un po', perdiamo. Dobbiamo vincere. Questa è una sconfitta brutta, brutta davvero, però vabbè, ci può stare. Ragazzi, ecco l'ultima partita di questo episodio, Napoli-Udinese, la giocheremo con questa formazione. Ragazzi, vorrei chiudere al meglio questo episodio, quindi dobbiamo assolutamente vincere. Avanti Napoli. Comincia Napoli-Udinese! Cattiveria, ci vuole cazzimma e cattiveria, vai Napoli. Higuain da fuori aria. E il pipita Carnezis. Comincia anche lui adesso. Higuain per Mertens. Vai così Dris Mertens. Dris Mertens 1-0 Napoli. Grandissimo. Bravo Mertens, bravo. Ci voleva questo gol. Ci voleva, porca troia. Attenzione, Duban. Destro di Badu, Reina. Grandissimo Reina. Mertens. Mamma mia, Carnezis. Mamma mia. Zapata, attenzione. Tero! Gol dell'Udinese.
Facciamo ridere l'indifesa, facciamo ridere, veramente, facciamo ridere. Sembriamo la difesa vera... Cioè, veramente sembriamo la difesa di Benitez. Ma però Insigne! Insigne, Insigne! Insigne ne può approfittare! Non lo fa nel migliore dei modi. Vai Catal di testa per Mertens. Mertens in avanti per Insigne. Insigne, Insigne, avanti Lorenzo, avanti Lorenzo! Lorenzo! Dentro per il Pipita, ma è calcio di punizione, al 90esimo. Al 90esimo, importante. Importante. Attenzione, Mertens, vorrei fare il tocco e tiro. Dentro di Callejon! Sono molto deluso. Deluso, delusissimo. Delusissimo, aspettiamo il Milan cosa fa. E poi chiuderemo l'episodio. Ma ragazzi, non ci siamo. Siamo ottavi. Con 20 punti. A 10 punti dalla Juventus ora. 10 punti dalla Juventus. Dobbiamo migliorare sulla difesa. Dobbiamo migliorare moltissimo sulla difesa. Moltissimo. È stato sempre un problema la difesa del Napoli. Va bene ragazzi, lasciate 250 mi piace per un sesto episodio. Dovete supportarmi voi, dovete darmi qualche consiglio assolutamente, perché non si va avanti così, non andiamo neanche in Europa League continuando così. Quindi ragazzi, lasciate un bel mi piace, un bel commento, iscrivetevi al canale. Noi ci ribecchiamo nel prossimo video. Bella ragazzi, dai, ci dobbiamo riprendere, cazzo.